Una morte annunciata. Così i sindacati giudicano la messa in liquidazione di Air Italy, la compagnia detenuta da Lizarda, della Gacan al 51% e Qatar Airways al 49%, tramite AQA Holding. Subito dopo la messa in liquidazione sono stati effettuati licenziamenti collettivi per i 1.450 dipendenti. I liquidatori hanno notificato la decisione di interrompere i contratti di lavoro e dirigenti e con molta probabilità nei prossimi giorni partiranno le lettere di licenziamento. Nel frattempo e gradualmente si procederà verso l'esaurimento dell'attività prevista per l'estate, quando tutti i passeggeri che hanno preacquistato i biglietti avranno volato. Per i dipendenti un futuro nero. Il nostro futuro per ora è nero, non è neanche grigio. L'azienda è stata dichiarata in liquidazione. Ovviamente non ci rassegniamo, noi continueremo a presidiare l'azienda e a lottare perché un investitore intervenga. Il mercato è in grandissima crescita, qui in Sardegna cresce a due cifre e quindi questo non può comportare che l'interesse di qualche operatore. Con un personale così qualificato come quello lasciato a terra da Air Italy potrebbe essere un'occasione ghiottissima per molti imprenditori seri del trasporto aereo. Ma Air Italy era una realtà industriale sana? L'azienda era un gioiello finché non c'è stata l'inizio della crisi, che ha radici lontane ma che si è sviluppata soprattutto con l'arrivo del Qatar. Con l'inizio di Air Italy si è gestita in maniera veramente pessima, possiamo dire che il management non ha azzeccato una sola mossa e il risultato è esattamente questo. Air Italy era un punto di riferimento importante in Sardegna, dove la continuità territoriale è sempre stata un problema. Noi eravamo il punto di riferimento, Meridiana prima soprattutto era qui nell'aeroporto dal quale stiamo parlando la compagnia di riferimento, ad Olbia era quasi monopolista e da e per la Sardegna Air Italy esercitava un grandissimo numero di voli, sia di tipo nazionale sia di tipo internazionale. Oggi la Sardegna sta pagando l'incapacità politica per non aver saputo gestire il proprio trasporto aereo. La situazione è questa, passeggeri a terra e personale qualificatissimo disoccupato. I primi effetti della crisi di Air Italy si stanno già facendo sentire. La compagnia aerea trasportava 2 milioni di passeggeri a Olbia, principale scalo turistico dell'isola, e circa 1 milione su Cagliari. Per l'assessore al turismo della regione Sardegna è necessario avere risposte certe dal governo per non perdere i turisti che hanno in programma la vacanza nell'isola. Sul piano personale e umano mi dispiace per i lavoratori che hanno perso per il momento un posto di lavoro. Però è un problema che già si sapeva, è un problema che riguarda esclusivamente il Ministero, quindi risolvere questi problemi qua. Non, qui di fatto la Regione Sardegna non c'entra. Noi il vero problema è che paghiamo lo scotto massimo, quello di perdere una parte della continuità, quindi di voli, che di persone che vengono e partono dalla Sardegna e così. Anche per gli altri ospiti graditi che sono i nostri turisti, perché abbiamo bisogno di risposte certe, soprattutto per noi ma anche per le persone che devono programmare le proprie vacanze. Quindi abbiamo bisogno di dare una risposta brevissima, a giorni. Mi auguro veramente, confido molto in ciò che si sta facendo in questi giorni, in queste ore, dal mio collega assessore ai trasporti, il Presidente della Regione.